Ciao, oggi ti faccio vedere come si puliscono e si cuociono le cozze. Intanto riempio una vaschetta con acqua fredda. Quando acquisti le cozze, assicurati che il sacchetto sia integro, che sia chiuso e non aperto in questo modo. Le cozze rimarranno chiuse e manterranno la propria acqua all'interno. E sarai anche sicura di trovarne meno morte possibile. Primo risciacquo. Poi si versano nella vaschetta. Riempio la seconda vaschetta. Perché ho riempito la prima vaschetta? Ho riempito la prima vaschetta perché devo vedere quali sono le cozze che galleggiano. Ovvero, le cozze che galleggiano all'interno non hanno più la loro acqua ed è molto probabile che la cozza, il mollusco all'interno possa essere già morto. In questo caso andrà eliminato. Ecco perché si riempie la vaschetta di acqua e solo per vedere quali sono quelle che galleggiano. E le troviamo subito. Bisogna vedere adesso se il mollusco all'interno è vivo. Spingo leggermente e vedo se il mollusco fa resistenza e se riesco ad aprirlo. In questo caso no, il mollusco è vivissimo. Una volta liberato dalle alghe, lo butto nella vaschetta di lato e proseguo col controllo di tutte quelle che galleggiano. E ripulisco. Spingo con un dito questa parte qui e provo a vedere. Ecco, ha spruzzato acqua, che vuol dire che questa ha la sua acqua all'interno. E anche questa è vivissima. Devono fare resistenza, i gusci non si devono aprire. Questa presenta anche un foro. Non so se si nota. Ha un foro, potrebbe essere morto il mollusco. Vediamo se no, il mollusco è vivo, a posto. No, di questa non mi fido. Ho provato ad aprire e infatti non si richiude più. Il mollusco è morto. In questo caso, per sicurezza, lo butto via. Ci vuole pazienza uno per uno, chiaramente, certo non è. Ma se si fa pratica, ecco, questo ha anche il guscio rotto. Sfilando viene via anche la cozza, vuol dire che è proprio morto. E via anche questo. Non è una grande qualità questa. Non è una grande qualità perché la conchiglia, il guscio è molto fine e delicato. Vedremo i risultati dopo la cottura. Se io ho necessità di avere delle cozze ben pulite perché voglio presentarle nel piatto di portata, per abbellire il piatto. In questo caso qui andremo a ripulire bene 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 il guscio con una spugnetta d'acciaio per togliere tutte le impurità che si sono attaccate. Questo lo faremo prima della cottura, chiaramente la bella grattatina, e poi le ritroveremo dopo. Altrimenti non importa, basta una discreta pulizia in questo modo qui.
risciacquarlo più volte riempendo le vaschette di acqua, e se avremo bisogno del loro sughetto, basterà filtrarlo. Questo stacchiamolo sempre bene con attenzione, se no ce lo mangeremo. Riempio la seconda vaschetta ancora per fare un ultimo risciacquo e nel frattempo preparo la pentola. La pentola si mette su una fiamma medio-bassa e si copre con un coperchio. E praticamente si cuoceranno con il loro stesso vapore prodotto dall'acqua che contengono. Per chi invece volesse utilizzare il sughetto che si formerà, potrà inserire direttamente nella cottura un po' di prezzemolo, io ce l'ho congelato in questo caso, che non lo utilizzo spesso, e qualche spicchio d'aglio. Non mettere sale, lo consiglio vivamente perché l'acqua che loro hanno all'interno è acqua di mare, ultra salata, perciò non serve aggiungere sale. Poi a fine cottura si può aggiungere qualche goccino di olio a crudo, extravergine d'oliva sicuramente, e vi farò vedere il procedimento in seguito. Ora utilizzo anche io un po' di prezzemolo e dell'aglio. Bolle, posso spegnere. E sono aperte. Nel caso decidiate di fare gli spaghetti alle cozze, non mettere aglio e prezzemolo in cottura, ma far semplicemente aprire le cozze col calore e basta. Dopodiché, una volta liberata la pentola e tolte tutte le cozze, aggiungendo un altro po' più di acqua per allungare, potremo cuocere direttamente le mezze penne, gli spaghetti, ma senza mai aggiungere sale. Ripeto, quest'acqua qui è salatissima perché è l'acqua che era contenuta all'interno delle cozze. Quindi cuociamo gli spaghetti o la pasta scelta e andremo poi a sgusciare cozza per cozza e alla fine faremo saltare gli spaghetti con le cozze, un po' di aglio a parte, in questo caso sì che aggiungeremo gli aromi desiderati, prezzemolo, insomma tutto quello che vogliamo, faremo saltare il tutto e avremo la nostra pasta alle cozze, abbastanza semplice ma molto saporita. Adesso invece, siccome non devo procedere, non devo andare così tanto veloce, scarto i gusci che ormai tanto sono vuoti e vado anche di fretta. E allora in questo caso qui, una semplice retina verso l'acqua delle cozze. Vedi le impurità? E copro.
Il risultato è alquanto deludente, sì, effettivamente non sono un granché queste cozze. Questa è la taglia giusta proprio da fare a spaghetto, da cuocere, mangiare, non certo così semplicemente come faccio io. Le cuocio, le apro e le mangio. Ottimo, ma il taglio non è giusto, va bene, per molto delusa, ma va bene lo stesso. Il procedimento è abbastanza semplice. Ti ringrazio per essere arrivata fino a qua. Ciao, ci vediamo presto. Ciao.